Rieccoci pronti per concentrarci sul mercato obbligazionario, ma non soltanto, e lo facciamo con il nostro prossimo ospite che è già in collegamento con noi, che salutiamo. Ben trovato ad Angelo Drusiani, consulente finanziario e banca dei Rothschild. Ciao Angelo. Buongiorno, grazie a voi dell'invito. E allora, prima di andare a concentrarci sul titolo che vedete anche in sovraimpressione, insomma il ruolo delle banche centrali sul mercato obbligazionario, che qui questo periodo sta facendo un po' discutere e anche per certi versi preoccupando forse un po' l'azionario, ricordiamo insomma come le banche centrali continuino a monitorare la situazione, però credo che sia opportuno, Angelo, partire un po' dalla notizia del giorno per quanto riguarda il mercato obbligazionario. Qui siamo sull'ANSA, affidato un pool di banche l'emissione del BTP Green. Ecco, siamo pronti, insomma si parte oggi, scadenza 30 aprile 2045. Ci sono già alcune domande che ci chiedono informazioni così, insomma, su questa emissione del BTP Green, che insomma in qualche modo cerca di andare incontro a quello che dovrebbe essere la direzione, no, da parte dell'Unione Europea verso una rivoluzione energetica all'insegna proprio del green. E allora, da insomma attento osservatore di questo tipo di mercato, cosa ne pensi? Dacci la tua view. Spesso scriviamo come titolo la nostra view dei mercati, la view di Angelo Drusiani sul BTP Green. Io credo che, come è successo già con altre tipologie di emissioni che si sono verificate da inizio anno, è successo, arriverà anche a questa tipologia di titolo, nonostante, e tu ne hai appena fatto riferimento poco fa, alla situazione abbastanza complessa che si sta manifestando sul mercato obbligazionario, in particolare dagli Stati Uniti. Perché dico che è una situazione particolare? Perché il rialzo dei rendimenti dei titoli statunitensi, ma non solo quelli, era prevedibile, non però con la velocità con cui si è manifestato in questo arco temporale, dall'inizio dell'anno, soprattutto dall'inizio di febbraio. Perché non va dimenticato che, ad esempio, il titolo decennale americano è arrivato a rendere l'1,50%, si è mossa ancora un po' sopra, e non dimentichiamo che un anno fa, circa un anno fa, era lo 0,58%, quindi è normale questo rendimento, non è normale come ci è arrivato, per questo fa temere che possa salire ulteriormente, e questo potrebbe avere un effetto molto negativo sui titoli con durata particolarmente lunga. 2000, questo che verrà ammesso, il BTP Green, hanno durata molto lunga, e quindi da questo punto di vista può essere soggetta la sua quotazione, una volta collocato, a qualche sbandamento. E non è un caso che le banche centrali siano molto presenti sui mercati in generale, comprando titoli, ma anche cercando di rassicurare con dichiarazioni da parte un po' di tutti i loro rappresentanti che l'aumento del che il tasso di inflazione è sotto controllo, e che probabilmente confermano tra le righe, senza dire direttamente, che forse l'incremento del rendimento dei T-bond è stato un po' esagerato. Ed è quindi, forse ne approfitto, dato che insomma hai chiuso questo tuo primo intervento sulle banche centrali, ti attendi insomma che questo messaggio emergerà proprio settimana prossima, magari in occasione della riunione della Banca Centrale Europea, del Consiglio Direttivo? Poi insomma questa sera c'è un altro appuntamento che riguarda la Fed, ma non so se sarà l'occasione, perché sarà la pubblicazione del Beige Book da parte della Federal Reserve, e quindi si parlerà, ci si concentrerà immagino un po' più sul dollaro. Poi insomma questo è un discorso che hai fatto, abbiamo fatto insieme anche nel collegamento che abbiamo fatto una decina di giorni fa, sulla reale valore insomma da parte del decennale. Però insomma la Banca Centrale Europea settimana prossima interviene e potrebbe insomma esprimersi in questo senso per quanto riguarda il Consiglio Direttivo, e quindi Christine Lagarde in conferenza stampa. Fino ad ora da parte della Banca Centrale Europea c'è stata una diplomazia abbastanza virtuosa, nel senso che, a parte il primo intervento, la prima conferenza stampa che ebbe dei riflessi non particolarmente positivi, va riconosciuto che la situazione viene controllata. Quello che è abbastanza grave, credo che abbiamo già parlato tu ed io di questo aspetto, è la mancanza di interventi sulla quotazione della moneta unica, cioè dell'euro, che viene lasciato fluttuare a seconda dell'umore dei mercati. Ma sulla presenza della Banca Centrale Europea in questo senso, io credo che
Probabilmente farà riferimento essa stessa a quanto ha detto, quanto viene detto da altri gestori delle banche centrali internazionali, si farà conto, si comunicherà che per l'ennesima volta che la presenza della Banca Centrale Europea è sui mercati è molto intensa, che gli acquisti continueranno ad essere effettuati e che quindi da questo punto di vista non viene abbandonata minimamente la politica monetaria. Non so se basterà come bastò a suo tempo quando l'attuale Presidente del Consiglio italiano fece quel famoso intervento, però comunque il fatto che sia la Banca Centrale Americana sia anche la Banca Centrale Europea intervengano in maniera così importante, o possono intervenire, vediamo BCE se lo farà, possono intervenire così in maniera così importante sull'andamento dei rendimenti di mercato. Testimonia da un lato la preoccupazione che un'eccessiva risalita degli stessi possa poi interferire sensibilmente sull'andamento dell'economia perché si attende una ripresa abbastanza rapida. E dall'altro punto di vista anche il costo a carico dei ministeri del tesoro dei vari paesi potrebbe diventare eccessivo. Tornando al BTP Green 2045, il rendimento della guidance intorno a 1,45% e come abbiamo anche accennato nei collegamenti precedenti, abbiamo come il MEF si sia affidato a un pool di banche, abbia affidato a un pool di banche il mandato per il collocamento sindacato dal primo BTP Green, Banca Intesa, JP Morgan, NatWest Markets, a queste banche, oltre che a BNP Paribas e Crédit Agricole, il mandato per appunto il collocamento. La transazione sarà effettuata nel prossimo futuro in relazione alle condizioni di mercato, dedicato il nuovo titolo di Stato al finanziamento delle spese sostenute dallo Stato a positivo impatto ambientale. Su questo fronte c'è sempre abbastanza movimento anche di domande che arrivano da casa, caro Angelo. Ad esempio, un amico ci scrive: ma in caso di aumento, perché poi alla fine si torna sempre qua, specie in questo periodo, in caso di aumento di inflazione, aumento dei tassi di interessi, che le banche centrali comunque hanno garantito che questo succederà in un futuro, insomma, ancora da decidere, è giusto focalizzarsi solo sui titoli bancari? Poi lui cita tipo Banco BPM, ma insomma, non è che diciamo, non cerchiamo anche di non semplificare del tipo. L'inflazione sale, andiamo su BPM. Forse è più corretto dire capire se insomma il settore bancario può essere una soluzione in questo scenario che vediamo poi quando si andrà a creare. Angelo. Il settore bancario negli Stati Uniti ha manifestato una crescita abbastanza importante a livello di quotazioni, anche perché c'è l'attesa di un ritorno ad un'economia di quelle, definiamola vecchia, quella precedente all'attuale, nel senso di un ritorno delle infrastrutture, della costruzione delle infrastrutture, quindi con una richiesta di finanziamenti da parte di queste aziende in misura molto, molto maggiore di quanto fanno le aziende tecnologiche. Quindi, se questo accade, è chiaro che per le banche è molto positivo. In realtà, non va dimenticato che anche il fatto che le banche americane abbiano beneficiato, le quotazioni abbiano beneficiato di un discreto rialzo in questo periodo, dipende anche dall'andamento dei tassi di interesse. È chiaro che più salgono i tassi di interesse, più aumenti il margine, a favore delle banche stesse nella transazione tra chi ha denaro e chi lo cerca. Chi lo richiede in sostanza. Quindi sicuramente un aumento dei tassi favorirebbe probabilmente anche in Eurozona, anche se al momento non si è molto manifestata questa situazione, perché l'Eurozona, con i problemi che si sono ancora legati alla pandemia, non manifesta da parte degli investitori quella possibilità di una ripresa così rapida come invece viene attribuita agli Stati Uniti già a partire dai prossimi mesi. Quindi sicuramente l'acquisto di un titolo azionario della Banca Popolare, della BPM o anche di altre banche in prospettiva futura potrebbe rappresentare una buona scelta, perché comunque anche qui da noi arriverà la ripresa dell'economia se si sviluppa quella americana. Magari nell'immediato potrebbe anche non essere così.
Altra domanda che secondo me, a cui secondo me ti capita spesso di rispondere, insomma, sia nel tuo lavoro ma anche nei tuoi interventi, insomma, presso di noi, presso altre testate, è quello in riferimento allo spread, che al momento supera i 100 punti, dovremmo essere a quota 102, sì, 102-103 punti. E allora c'è chi scrive: ma come mai sta risalendo? Dato che spesso si dice quando scende, ah, questo vuol dire che stiamo risparmiando un bel po' di soldi. Adesso sta risalendo e quindi che succede? Io immagino, questo insomma è un po', sto in qualche modo parafrasando alcune altre domande che ci sono arrivate, Marcello in particolare saluto e Franco, immagino che qui si rientri un po', ma adesso ti cedo la parola, nel discorso che abbiamo fatto all'inizio, cioè forse lo spread prima era eccessivamente basso, diciamo così, e adesso si sta riavvicinando verso zone più, diciamo così, reali, ma insomma non aggiungo altro, anzi, correggimi se sbaglio. Io credo che ci sia stata una caduta del differenziale di rendimento con il titolo tedesco abbastanza rilevante nelle scorse settimane all'annuncio del nuovo Presidente del Consiglio. Ora i mercati, secondo me, aspettano le prime decisioni che questo governo riuscirà a prendere nel corso delle prossime settimane. Fino ad allora si naviga un po' a vista, nel senso che e sappiamo benissimo che nei confronti dell'Italia c'è molto scetticismo perché difficilmente riesce a tenere controllati i propri conti. Ora, per vedere una svolta importante, ci vuole un po' di tempo. Occorre intanto far sì che la maggioranza sia abbastanza coesa tra di sé. Vediamo che insomma c'è sempre qualche scaramuccia. E quindi, fino a che il Presidente del Consiglio non avrà il controllo sicuro di quello che del risultato che potrebbero avere le sue proposte a livello di governativo, è chiaro che i mercati internazionali aspettano prima di valutare se davvero, come qualcuno ipotizzava, ad esempio il consigliere di amministrazione, il presidente del Consiglio di amministrazione di una grandissima banca italiana, un arrivo a quota 50 in tempi brevi. Molti se lo auspicavano. Io ero stato perplesso perché io ho sempre questa paura che i mercati prima di guardare alle prospettive favorevoli, pensano che il mercato italiano è sempre quello, è sempre fermo, è sempre incerto, c'è sempre molta, sono troppo suddivisi i partiti, molto spesso con idee differenti, e quindi per arrivare a una coesione ci vorrà un po' di tempo. Io mi auguro che ovviamente ci si arrivi, perché visto che vivo in questo paese, se ci fosse un periodo di tranquillità, un periodo di sviluppo non mi dispiacerebbe, però bisogna anche tener conto che questa è l'Italia. Qualche amico evidentemente si è collegato solamente adesso e ci chiede più o meno argomenti che abbiamo affrontato già, insomma, con Angelo in avvio. Alberto, ad esempio, dice: si fa tanto parlare di inflazione e rendimenti obbligazionari, una view di Angelo, e poi un altro, Alessandro, che dice: ma un aumento dei tassi negli Stati Uniti può influenzare i tassi della BCE? Non starei di nuovo a tornare indietro completamente, ma se vuoi darci un bigino del bigino, un bignami del bignami, più o meno di quello che abbiamo finora analizzato, andando incontro appunto ai nostri amici, in questo caso Alessandro e Alberto, che salutiamo. Assolutamente interessante questo argomento. Si chiama decoupling in inglese, quello che potrebbe essere un andamento divergente fra i rendimenti dei titoli degli Stati Uniti e i titoli degli Eurozona, o comunque dei titoli obbligazionari occidentali. È una situazione che si è verificata per alcuni mesi nel passato, ma per pochi mesi, perché i due mercati si influenzano negativamente per l'Europa, per l'Eurozona in particolare, ma anche per l'Unione Europea, per i paesi che non hanno aderito all'euro, quando i rendimenti degli Stati Uniti tendono a salire. E viceversa, se scendono sensibilmente qua, un po' alla volta, con molta lentezza, scendono anche con gli Stati Uniti, come è successo peraltro nel corso anche del 2020. Quindi io la risposta è sì, se aumentano i rendimenti americani, gli Stati Uniti in particolare, anche in Eurozona, in Europa in generale, il ritocco verso l'alto dopo un po' di tempo sarà pressoché inevitabile e se abbiamo visto in questi giorni è stato addirittura fin troppo veloce per quello che ritengono sia le banche centrali sia gli operatori di mercato, perché avete visto le quotazioni di titoli azionari scendere in misura abbastanza importante.
La prima parlavamo di Mario Draghi, ovviamente parlavamo di come servirà tempo in qualche modo per capire, per digerire insomma, i suoi provvedimenti, in particolare per provare a riavviare la ripresa in Italia, anche perché al momento, come stiamo vedendo, insomma, il suo governo si sta concentrando sui nuovi DPCM e quindi su misure di contenimento del contagio. Insomma, lo abbiamo accolto, è stato accolto Draghi in generale come una sorta di salvatore della patria, anche i mercati l'hanno accolto in maniera molto energica e molto vivace. Adesso stiamo un po' tornando coi piedi per terra, lo stanno capendo gli italiani che si aspettavano grandi novità, grande rivoluzione, ma stiamo ancora qui a parlare di regione rossa, arancione, gialla, giusto o sbagliato che sia, possiamo discuterne, ma questa è la situazione. Proprio ieri è stato firmato il DPCM. Quindi gli italiani stanno cominciando a in qualche modo capirlo e forse anche ad accettarlo. I mercati hanno già iniziato a farlo da questo punto di vista, oppure insomma c'è in qualche modo, viene percepito ancora un certo entusiasmo, non consideriamo che, non è che insomma Milano vada per i fatti suoi, sia chiaro, però insomma il trend rialzista continua anche su Piazza Affari, non fa i massimi record come lo sta facendo il DAX, però insomma siamo ancora in fase di ripresa, parlo dell'indice, non dell'economia. Non si può non dimenticare che il mercato obbligazionario, la situazione del debito italiano comunque è conosciuta nel resto del mondo e comunque, non dico che preoccupi, però sicuramente è un freno allo sviluppo del paese. Il paese in questo momento ha questa problematica grossa sulla pandemia che, come potete vedere, sta mordendo abbastanza forte un po' in tutto il paese, in alcune zone in particolare. E quindi questo fa sì che la ripresa dei consumi delle persone sarà molto lenta, perché non va dimenticato che se si vive una fase di pessimismo come questa, non tutti ovviamente sono pessimisti, però una grossa fetta di italiani è pessimista, è chiaro che la tendenza ai consumi tende a diminuire. A fronte di consumi che calano, è chiaro che l'economia non può salire in maniera così imponente come potrebbe accadere da altre parti. Quindi, il freno che vediamo in questa fase, il rallentamento, non è che sia diminuita la stima nei confronti del Presidente e del Consiglio e soprattutto le attese di ciò che egli potrà fare nel corso delle prossime settimane, dei prossimi mesi. Però occorre purtroppo pazienza. Abbiamo avuto tanta pazienza nell'arco di questi anni di fronte a 60 e passa cambiamenti di governo. Credo che si possa avere un po' di attenzione in questo caso e credo che i mercati in questa fase si siano adeguati a quello che pensano gli italiani nel loro complesso, che sì, arriveremo a buoni risultati probabilmente, però bisogna avere pazienza. Bella la domanda anche di Ivan da Sassuolo, che salutiamo e con cui forse direi che possiamo poi successivamente congedarci. Ivan ti chiede, caro Angelo, se salgono i bond americani, il gold, che in questo momento è una fase piuttosto sonnecchiante, può beneficiarne in qualche modo oppure no? Oro che, insomma, nel corso di questa settimana, ma potremmo anche andare a vedere un grafico mensile, vediamo come al momento siamo a 1725, grafico settimanale, perfetto regia che lo mostriamo, è un trend ribassista che comincia da quando ha raggiunto quota 2000 e non dà segnali comunque di ripresa, anzi sta andando ad appoggiarsi su supporti, uno l'ha già sfondato al ribasso, l'altro invece è piuttosto vicino. Torniamo però alla domanda di Ivan. Salgono i bond USA, l'oro potrà beneficiarne? Angelo. I rendimenti dei titoli americani stanno salendo perché, come abbiamo detto poco fa, c'è l'attesa di una ripresa abbastanza significativa e ravvicinata dell'economia a stelle e strisce. Questo cosa significa? Questo significa che i timori, la paura che ha condizionato il rialzo della quotazione dell'oro negli ultimi mesi potrebbe venir meno, potrebbe quantomeno scendere, nel senso che certo rimane considerato un bene rifugio da una parte importante degli investitori internazionali. Questo però non significa che sia un bene rifugio erga omnes, nel senso che vada bene per tutti, ma soprattutto che lo sia per sempre, nel corso del prossimo futuro.
Quindi io non mi sorprendo che se, io non credo, anzi sono quasi certo che se i rendimenti dei titoli americani dovessero continuare a salire, influenzando, come si diceva poco fa, anche quelli di area euro, ma credo, a parte quelli cinesi che vivono una fase tutta propria, sicuramente la quotazione dell'oro tenderà a diminuire, magari non in maniera rilevante, non con una corsa così all'ingiù come l'ha fatta all'insù, nel senso che non scenderà in maniera così imponente come quando è salito. Però di sicuro sono due movimenti antitetici, non sempre che si verifica, perché dai, i mercati ogni tanto cambiano anche opinione, anche modo di pensare, però ci sta che a fronte di rendimenti dei titoli americani in salita, la quotazione dell'oro tende a diminuire. E infatti, a conferma di quello che dice Angelo, torniamo pure sul grafico, regia, perfetto, quella del trend ribassista è iniziata ad agosto e siamo passati da 2000 a 1700, ma se guardiamo cosa è successo da metà 2018, insomma, il trend continua a essere, diciamo così, rialzista, insomma, guardandolo nel più lungo periodo, questa è la situazione. Angelo Drusiani, Banca de Rothschild, peraltro hai citato anche il mercato obbligazionario cinese, su cui magari prossimamente faremo anche volentieri un focus, rendimento al 3% sulla durata. Giacomo, è molto meno volatile il mercato obbligazionario cinese. Io credo Sì? che sia ben controllato dalle autorità monetarie e poi soprattutto sia un po' meno comprato a livello mondiale, quindi è più facile controllarlo. Interessante, e direi che ci torneremo la prossima volta, sempre con Angelo Drusiani, consulente finanziario Banca de Rothschild, che ringrazio come sempre per la disponibilità e per gli approfondimenti che ci concede. Buon lavoro Angelo, a presto. Grazie a voi, arrivederci. Dicevamo del mercato cinese, su cui Angelo ci ha dato, diciamo, forse le basi per un prossimo approfondimento. 3% sulla duration a 5 anni denominata in yuan non è cosa da poco. Angelo ci ha suggerito anche il fatto che, appunto, sia comunque molto ben monitorato e tenuto sotto controllo. Poi, insomma, abbiamo un rating a più, prospettive di prezzi più stabili rispetto ai bond di Europa e Stati Uniti, per l'appunto. E allora, insomma, chissà che questo possa essere, per voi che ci seguite in generale, insomma, un'occasione interessante da approfondire. E come promesso lo faremo. Adesso ci fermiamo, piccolo break pubblicitario e poi rientriamo con Zoom Certificates.